dalla prima rivoluzione francese alla prima rivoluzione industriale inglese. Ma attenzione, dalla A per noi che stiamo nel nostro programma di studio, ma i due eventi, adesso ne parleremo, sono simultanei. No, le due rivoluzioni in realtà sono simultanee, come poi vedremo, ma chiudiamo ancora con qualche parola il discorso sulla prima rivoluzione francese. In particolare sull'ultima fase, quella napoleonica poi sull'impero napoleonico, nel senso che ribadiamo, in base a tutto quello che abbiamo poi acquisito, che Napoleone fu appunto il normalizzatore della rivoluzione. Colui che, riuscendo a imporre un ordine, una stabilizzazione politica interna in Francia, riuscì a conservare definitivamente alcune conquiste, le conquiste più moderate della rivoluzione francese, sulla base di comunque di un compromesso con il vecchio, ovvero con la parte, le classi, la parte della popolazione francese più legate all'ancien régime. Esempio emblematico di questo compromesso, sicuramente al rialzo dal suo punto di vista, al rialzo, almeno entro certi limiti, rispetto, no, alle conquiste rivoluzionarie più moderate, quelle soprattutto quelle, appunto, quelle iniziali, quelle proprio del 1789, della prima Costituzione del 1791. Esempio di questo compromesso al rialzo è la decisione di Napoleone, una volta diventato imperatore, ma anzi già prima, comunque già dittatore, di invitare i nobili espropriati, scusate, non espropriati, espatriati, l'antica aristocrazia che in gran parte, vi ricordate, era fuggita all'estero già nel 91-92. Quindi lì, no, li richiama in patria, ovviamente amnistia e addirittura, no, senza nessun pericolo di tribunali rivoluzionari, no, sono completamente riabilitati, addirittura vengono restituite agli aristocratici le terre loro confiscate, non ancora vendute. Espropriate in quanto appunto traditori, in seguito a sentenze dei vari tribunali rivoluzionari, ma appunto non ancora vendute, quindi tornano, mentre tutte le altre terre, in generale tutto il restante patrimonio immobiliare che appunto era stato, no, espropriato e redistribuito, venduto, ovviamente non ritorna né agli aristocratici né alla Chiesa, perché il concordato con la Chiesa, tra i suoi vari punti, includeva quello per cui tutte le confische dei beni ecclesiastici erano confermate. Quindi il papato, la Chiesa francese, non poteva più pretendere nessuna restituzione di terre o edifici. Quindi, in questo senso, la consistente, enorme redistribuzione della proprietà durante gli anni della rivoluzione fu confermata. Con poi una piccola concessione, ovvero una parte delle proprietà confiscate, non vendute, ma ovviamente era una piccola parte, invece
viene restituita a mo' di contentino agli aristocratici fortunati che sono così beneficiati, per appunto in questo senso, per cercare comunque una mediazione, una pacificazione, che in realtà poi riuscì soltanto parzialmente, perché comunque gli aristocratici negli anni successivi organizzarono spesso dei tentativi anche di eliminare Napoleone. Prego. Questi tentativi di pacificazione riuscito, no? A livello, attraverso compromessi, no? Di questo genere, no? Okay. Il motivo che spingeva Napoleone a farli era quello di fare in modo che i nobili non lo attaccassero. Era quello appunto che abbiamo detto, stabilizzare la situazione, no? E quindi appunto evitare sia derive estremistiche rivoluzionarie, sia restaurazioni, no? Quindi bloccare il cambiamento a quel livello intermedio che lui sembrava il migliore, ma che in effetti sembrò il migliore anche alla maggior parte, se non a tutti, i componenti del nuovo ceto emergente che si era costituito durante gli anni della rivoluzione, sia a livello di borghesia imprenditoriale, perché molti ci avevano guadagnato, molti dal nulla o dal poco erano diventati ricchissimi, quindi sia a livello proprio di borghesia imprenditoriale, sia a livello, come dicevamo prima, di invece, chiamiamola così, borghesia di funzionari, borghesia burocratica nell'esercito. L'esercito era stato, continuava a essere anche un mezzo di ascesa sociale, no? Anche in linea di principio, addirittura anche per i contadini, no? Un contadino che in battaglia dimostrava doti di comando faceva carriera, e quindi c'era un'ascesa sociale, c'era almeno nei primi tempi del regime napoleonico una forte mobilità sociale che dava consenso, che faceva sì che Napoleone avesse consenso anche da parte dei contadini, no? E che magari qualche famiglia contadina invece vedesse bene, no? Vi ricordate che si erano rivoltati contro la coscrizione obbligatoria di massa? E invece poi, nel momento in cui magari qualcuno faceva carriera, no? Invece di mandare, vi ricordate, i contadini li mandavano in seminario per cercare di far salire socialmente i figli, e magari invece adesso li mandavano nelle campagne napoleoniche, no? Militari, no? Campagna, i contadini quando sentono parlare di campagna, evidentemente. E quindi, ok, quindi in questo senso ci siamo, indubbiamente ebbe il consenso di questa componente della popolazione francese che aveva avuto dei benefici dalla rivoluzione, voleva mantenerli senza però, ma per mantenerli occorreva un compromesso. Napoleone, entro certi limiti, riesce a fare questo compromesso. Poi però a un certo punto, il compromesso appunto alla fine funzionava, lo dicevamo prima, sulla sua capacità di conquista, ma questa è una vecchia storia. Abbiamo visto che tutti, anche i grandi condottieri, prima o poi arrivavano a un limite della loro possibilità di conquista, no? E quindi poi tutto il gioco terminava. Bene. Detto questo, aggiungiamo, e questo riguarda soprattutto riguarda anche la penisola italiana, che Napoleone fu il motore di una grande modernizzazione, questo indubbiamente, no? Nel senso che se non si può dire che nel resto d'Europa spazzò via l'ancien régime, in Francia sì. Si può dire, nel resto d'Europa, se non lo spazzò via completamente, però in buona parte, nome e nome, riuscì a, no, a eliminarlo, e quindi a modernizzare l'Europa, innanzitutto a livello economico, ma anche a livello appunto burocratico-amministrativo, cioè politico-istituzionale, statale.
Questo vale anche per la penisola italiana, ricordiamoci che si era formata prima le Repubbliche Sorelle, poi la Repubblica d'Italia, poi il Regno d'Italia, non comprendeva in realtà tutte, ma comunque più o meno anche il Regno di Napoli, anche la Toscana sotto l'amministrazione diretta della Francia, furono ovviamente oggetto delle stesse riforme, no, riforme appunto antifeudali, riforme analoghe a quelle prese dall'Assemblea Nazionale Costituente francese a partire dal 1789. Quindi, prego. Ma nelle colonie conquistate, cioè nelle colonie, nei territori conquistati da Napoleone, vennero mandati dei prefetti anche lì? Si cercò di adattarsi alla situazione, però appunto uno degli elementi della modernizzazione esportata fu appunto un sistema politico, istituzionale, amministrativo più accentrato laddove era possibile, basato sul sistema dei prefetti, perché il sistema dei prefetti funzionava benissimo appunto per... Poi tutto questo significava, e l'avevo già accennato, che no, i nuovi re erano tutti parenti, anzi, soprattutto i fratelli, ma non solo, di Napoleone, no? Bene, anche dei generali, avevo fatto l'esempio di Murat. In un altro, quindi, da questo punto di vista, per quanto riguarda la penisola italiana, ma non solo, fu un elemento di cambiamento, di innovazione, che pose i germi del futuro prossimo processo risorgimentale nel corso dell'Ottocento, processo risorgimentale, cioè processo di unificazione politica della penisola italiana fino alla prima formazione nel 1861 del Regno d'Italia, prima monarchia nazionale italiana, primo Stato italiano, anche se ancora non completamente, nel 1861, lo sarebbe diventato soltanto alla fine della Prima Guerra Mondiale. Ma questo vale anche per altri movimenti nazionalistici e indipendentistici europei, perché cosa vuol dire? Vuol dire che comunque le conquiste napoleoniche stimolarono la formazione di una coscienza nazionale e quindi anche di organizzazioni di movimenti indipendentistici. Per esempio in Spagna l'abbiamo visto, no? In Spagna, in seguito appunto all'insediamento del fratello maggiore di Napoleone, Giuseppe II, sul trono di Spagna, no? Al posto del sovrano borbonico legittimo, c'è una rivolta, di cui parlavamo prima, e quindi si innesca uno spirito nazionale indipendentistico, anche poi con elementi anti-monarchici, anti-assolutistici. In altre parole, appunto, il dominio napoleonico, no, ha come reazione la formazione appunto di movimenti nazionali antifrancesi indipendentistici, no? Almeno a livello potenziale. Anche i sanfedisti a Napoli. Sì, certo. Beh, quello è più di carattere religioso, quindi è meno, però in parte può anche essere considerato, no, sicuramente è una reazione al dominio francese, questo si sa. Poi ne riparleremo. Però almeno negli ultimi 5 minuti cerchiamo di onorare il titolo che ho dato a questa lezione. E quindi, mentre in Francia si preparava alla rivoluzione, poi si svolgeva la rivoluzione, quindi no, sto parlando degli anni 70, 80, 90, in Inghilterra, questo anche ci fa capire la forza poi militare inglese e
economica, militare. L'Inghilterra si stava sviluppando la prima rivoluzione industriale a livello mondiale, che è inglese, che è stata attuata dagli inglesi. Quindi, in questo senso, rivoluzione politica francese, rivoluzione invece economica inglese, sono i due pilastri dell'età contemporanea, cioè sono i due fenomeni fondamentali, i due bastioni della porta che conduce dall'età moderna all'età contemporanea, alla società contemporanea. Una è un cambiamento di tipo politico istituzionale, l'altro un cambiamento di tipo economico, subito ovviamente anche sociale. Sono considerate entrambe rivoluzioni, ma cosa significa a livello economico? In parte la stessa cosa, in parte qualcosa di diverso, ovvero il termine rivoluzione include l'idea di un evento, di un fenomeno, di un cambiamento rapido, radicale e irreversibile, almeno parzialmente irreversibile. Questi tre requisiti calzano sicuramente per la prima rivoluzione francese, quindi calzano anche altrettanto bene per la rivoluzione inglese, che è di tipo economico, non politico-costituzionale, diciamo il primo quantomeno in modo parziale, solo parziale. Perché? Perché dopo anni e anni di studi e di discussioni, di polemiche, gli storici della rivoluzione industriale inglese alla fine sono arrivati a una conclusione abbastanza comune, ovvero la rivoluzione industriale inglese pose le sue basi in Inghilterra nel corso del 600 e soprattutto della prima metà del 700, in particolare nei cambiamenti che avvennero nel settore agricolo, non propriamente nel settore industriale, dove ancora dominava il domestic system. Quindi nel settore agricolo, attraverso le recinzioni, attraverso le prime anche poi abbastanza consistenti aziende agricole capitalistiche, in particolare nella prima metà del Settecento, questo fenomeno di capitalizzazione dell'agricoltura diventa molto intenso e vi è un fortissimo aumento della produttività, e dunque aumento della produttività, cioè conseguenza, implicazione, forza lavoro agricola eccedente. Sempre più contadini rovinati che non sono riassorbiti come braccianti e che quindi diventano vagabondi, mendicanti, oppure vanno in cerca di lavoro nelle città, fornendo così una delle condizioni fondamentali della rivoluzione industriale, ovvero forza lavoro a basso costo, perché appunto un'offerta molto alta rispetto a una domanda che certo progressivamente aumenta, una domanda di forza lavoro industriale che progressivamente aumenta proprio perché c'è la rivoluzione, ma che è sempre comunque inferiore rispetto alla massa sempre più ampia di forza lavoro disoccupata, quindi di offerta di forza lavoro. Dunque, costi della forza lavoro bassissimi, ai livelli attuali, per esempio, dei paesi meno sviluppati, dove non a caso poi
molti imprenditori, no, delocalizzano la produzione proprio per questo, no? Quindi costi bassissimi e dunque possibilità di profitto, ma non è l'unico fattore. L'altro fattore, poi subito vediamo, è il fortissimo aumento della produttività industriale, ma un passo alla volta. Allora, in questo senso, abbiamo questo periodo graduale, no? Proprio, quindi tutt'altro che rapido, dalla fine del 600 alla metà circa del 700, poi un'accelerazione, più o meno negli anni centrali del 700, e nell'ultimo ventennio del 700, ovvero dal 1780 circa al 1800, il cosiddetto take off, il decollo. Ma parlando di produttività? Stiamo parlando di proprio di, sì, in generale, espansione delle nuove aziende industriali, subito intanto vi dico, basate sul nuovo sistema, ve l'avevo detto, factory system, no, sul sistema di fabbrica. Quindi si passa da un sistema gestionale a un altro sistema gestionale, cioè dall'industria a domicilio, dal domestic system al factory system. E questo certo include anche, adesso poi cercheremo di capire perché, un fortissimo aumento della produttività, no, decollo. Il take off è usato proprio per dire che c'è un salto improvviso, che, no, appunto, all'inizio c'è un cammino molto lento, poi un cammino che si accelera, diventa più sostenuto, ma poi addirittura c'è proprio un volo, prende il volo, l'industria prende il volo. Nei primi anni, speriamo, non su un Boeing di quelli che ultimamente, sì, dal 1780, nel ventennio 1780, quello proprio poi della, no, culminante per la rivoluzione francese, 1800. Quindi mentre i francesi, no, si scalmanavano in deliri rivoluzionari, gli inglesi guadagnavano, no? Non ti piace? Preferisci l'ardore passionale, la ghigliottina? A parte, attenzione, voi direte, almeno quella è non violenta per niente, perché le condizioni della forza lavoro, no, in quegli anni erano condizioni spaventose, sia in termini di orario di lavoro fino a 14-16 ore, sia in termini di condizioni di nocività gravissime, per cui in realtà anche la prima rivoluzione industriale mietè moltissime vittime, no? Potete anche immaginare, non ci sono dati perché allora non c'erano agenzie di rilevazione, ma ci furono parti morti appunto per ragioni di salute, ma ci furono infortuni, incidenti sul lavoro, morti, mutilati, no? Proprio perché lo sfruttamento era bestiale, no? Sapete che anche ancora forse qualche anno fa c'erano operai cinesi che si uccidevano, forse ne abbiamo parlato in qualche articolo, no? Che si uccidevano come protesta sindacale perché non avevano altri mezzi per difendersi rispetto a condizioni di lavoro assolutamente insopportabili. Bene, ne riparleremo la prossima volta.